Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che conduce la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo dai microfoni di Radio Gamma 5, che trasmette da Cadone, che su 94 FM. E come ogni giovedì, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Quando mi sono un attimino ripreso dal fiatone, comincerò un attimino la trasmissione. Cos'è la trasmissione di oggi? La trasmissione di oggi sarà l'ultima trasmissione del Crogiolo dello Stregone, scusate, nei quattro canti del mondo. L'ultimo elemento del crogiolo dello stregone, i quattro canti del mondo, che mettiamo nel nostro crogiolo, si chiama Palpare il mondo. E con oggi finiamo il crogiolo dello stregone, i quattro canti del mondo, e con la prossima trasmissione finiremo invece il crogiolo del male. Per cui i crogioli dello stregone ve li ho esposti e dal prossimo anno praticamente cominceremo nuovi cicli di trasmissione partendo dalla conferenza di magia, stregoneria e paganesimo che abbiamo tenuto in giro e che esprimono i concetti fondamentali della magia, della stregoneria e del paganesimo. I crogioli dello stregone, vi ricordo che sono diventati dei libri. Il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo è diventato un libro di un 65 pagine. Il Crogiolo del Male è un libro di un centinaio di pagine. Vi ricordo che la formattazione è sempre la più piccola possibile in modo che tutti quanti possano, cioè che la maggior parte delle cose vengano ottenute nel minor numero di pagine possibili ed è sempre a disposizione se a qualcuno interessano al prezzo più basso possibile. Dopo faremo anche un discorso sul denaro, sulla ricchezza, finito anche questo. Allora, dallo crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo parliamo di palpare il mondo. Palpare il mondo è l'ultima relazione che l'essere umano costruisce nei quattro canti del mondo. In realtà è l'ultima della nostra descrizione, anche se è la prima che l'individuo percepisce nel momento stesso in cui la propria coscienza si separa dalla non coscienza. Nella filosofia dell'antico Egitto si dice che Osiris, tramite lo spirito di Nut, si separa dal mare inconscio e inconsapevole in cui è avvolto. In quel momento e da quel momento Osiris si muove nel mare che lo ha generato e mentre egli trasforma la sua consapevolezza attingendo dal mare, il mare, attraverso Nut, cambia la sua consapevolezza variando la sua coscienza e il suo sapere. Da quel momento la coscienza di sé Osiris palpa il mondo e il mondo palpa la coscienza di sé Osiris. In quel momento si formano i primi quattro canti del mondo. Nel momento stesso in cui la coscienza di sé si separò dall'inconsapevolezza dell'energia vitale che fluttuava formando l'universo, si crearono i primi canti del mondo. Essere, non essere, dove il divenire era la trasformazione della coscienza di sé e dell'inconscio che si trasformava attraverso la relazione in coscienza di sé. Osiris è dunque la coscienza che si trasforma nell'inconsapevole. L'inconsapevole è pieno delle potenzialità di quanto esiste. La potenzialità è ferma e muta fin tanto che attraverso nut o necessità, come si preferisce, non spinge una parte dell'inconsapevole a diventare consapevole, cosciente e separare il proprio fare dall'inconscio che lo circonda. In quel momento la coscienza, alla necessità, ha spinto per la sua formazione, alla necessità che ha spinto per la sua formazione, somma la propria volontà, scegliendo le trasformazioni attraverso le quali modificarsi. La coscienza palpa il mondo e il mondo, avvolgendola, palpa la coscienza. La coscienza è parte del mondo, è separazione da esso. Non può comprendere il mondo che a sua volta genera concentrazioni diverse che separano se stesse dal mondo. A loro volta,
formano col mondo che li circonda i primi due canti del mondo, essere e non essere. Nel far questo, ognuna di queste coscienze costruisce la trasformazione del proprio divenire e attraverso questo trasforma il divenire del mondo stesso. Palpare il mondo è la nascita della vita. Con Orfeo possiamo leggere anche l'immagine. In principio vi era il caos e la notte e il nero erebo e l'ampio tartaro. E non vi era la terra nell'aereo e nell'oceano. Negli infiniti recessi di erebo genera per prima la notte, dalle nere ali un uovo senza seme, dal quale, col volgere delle stagioni, germoglia Eros, desiderato, splendente nella schiena, per le ali dorate, simili a vortici tempestosi. Questi, unendosi all'alato caos, di notte nel vasto tartaro, procreò la nostra stirpe e per prima la condusse alla luce. Non esisteva la stirpe degli immortali prima che Eros mescolasse ogni cosa, ma quando l'una cosa con l'altra fu mescolata, nacque Urano e l'oceano e la terra e le stirpi immortali di tutti gli dei beati. Da Aristofane, Coro degli Uccelli, tratto dai Presocratici, testimonianze e frammenti. Essere, non essere, trasformazione per costruire il divenire. Questo elemento entra solo di recente nella filosofia classica occidentale, ma è la base sulla quale si costruisce l'esistenza, dove la relazione essere-non essere passa attraverso il coinvolgimento dell'interezza dell'essere, coinvolgimento dell'interezza dell'essere nella sua palpazione del mondo. Palpare il mondo costruisce il divenire dell'essere, ma costruisce anche un coinvolgimento del non essere, il quale per la prima volta non concorre nella formazione della coscienza attraverso la sola separazione di una parte di sé, ma attraverso il fagocitare di una parte del non essere da parte dell'essere. L'essere, facendo proprio il non essere, attraverso la fagocitazione, trasforma parte del non essere che non aveva concorso alla formazione iniziale della propria coscienza di sé a entrarvi parte e concorrere alla sua espansione nel non essere. Cosa significa questo discorso che sembra complicato? Semplicemente quando la prima coscienza dell'universo prende coscienza di se stessa, per ampliarsi, lei non fa altro che fagocitare, ingurgitare il non essere che la circonda, il non cosciente, il non consapevole che la circonda. Questo non consapevole che la circonda, fagocitato dalla coscienza, diventa a sua volta parte della coscienza stessa, elemento che concorre a formare la coscienza. Dopodiché la coscienza separa una parte di se stessa e genera un altro essere. Per cui, per la prima volta, una parte del non essere entra a far parte della prima coscienza di sé che si è formata. La palpazione del mondo porta l'essere ad espandersi nel non essere. Questa espansione dell'essere nel non essere porta al cambiamento della qualità del non essere, il quale produce condizioni nuove attraverso le quali generare esseri. La presenza di coscienze che si espandono nel non cosciente forniscono condizioni nuove affinché il non cosciente diventi cosciente. È l'esempio dell'essere natura sull'essere terra. L'essere terra sviluppa la propria coscienza di sé attraverso i propri mutamenti e le sue trasformazioni, ma così facendo fornisce delle condizioni favorevoli affinché forme inconsce diventano consapevoli e continuano attraverso le loro specificità nei loro mutamenti. Se il tutto esistente contiene potenzialmente ogni tipo di trasformazione e ad ogni trasformazione in cui una volontà sceglie un tipo di trasformazione anziché un'altra, cancella automaticamente tutta una potenzialità e ne apre delle altre. Il concetto di caos o di brodo primordiale non è un concetto di inizio del tempo e dello spazio, ma è un concetto in essere. Siamo sempre nel caos e quanto ci circonda è sempre un brodo primordiale, o se vogliamo una fonte attraverso la quale nuove coscienze di sé tentano di percorrere la loro via trasformandosi. Ogni coscienza genera condizioni per altre coscienze, ogni coscienza si dilata nel non cosciente, sommando energia vitale alla propria energia vitale, aumentando le potenzialità della propria coscienza e della propria consapevolezza, al di là di stadi, situazioni oggettive in cui questo avviene, al di là delle modalità soggettive attraverso le quali questo avviene. Due canti del mondo fra essere e non essere.
ma Osiris non è solo nell'universo. Ben presto un infinito numero di Osiris prendono consapevolezza e costruiscono le loro relazioni di essere e non essere. Ben presto le relazioni non sono più soltanto fra essere e non essere, ma diventano anche essere con essere. Se nella relazione essere e non essere l'essere fagocita il non essere ed espande la propria coscienza di sé, nella relazione fra essere con essere non esiste fagocitazione dell'inconscio, ma esiste la relazione dove la fusione mantiene comunque la consapevolezza degli esseri partecipanti. La relazione essere con essere è la relazione attraverso la quale esseri che hanno percorsi diversi marciano assieme nella non coscienza per aumentare le possibilità di eternità nei mutamenti. L'essere palpa il mondo palpando l'essere. Così si formano i primi quattro canti del mondo. I primi due canti del mondo fra essere e non essere. Gli altri due fra essere con essere. Dove la consapevolezza è la base della relazione ed essere un essere non riconosce... dove la consapevolezza è la base della relazione, essere con essere. Quando manca la consapevolezza nella costruzione della relazione fra essere ed essere, un essere non riconosce nell'altro la stessa forza e la stessa determinazione che ha prodotto se stesso e si relaziona come se la coscienza di sé che gli sta davanti fosse inconsapevole. In pratica quell'essere non riconosce la relazione essere con essere, ma la considera come relazione fra essere, cioè se stesso, e non essere. La coscienza che gli sta davanti è come una inconscio. Costui si comporta con un essere come si comporta con il non essere. Se ne appropria per dilatare se stesso. Anziché camminare assieme per rendere parte di se stessi il non essere, rendendo più semplice questa operazione, preferisce non riconoscere la coscienza e la consapevolezza di chi gli sta davanti per appropriarsene. Palpare il mondo significa riconoscere che quanto abbiamo davanti è cosciente, è consapevole di sé. Considerarlo uguale a noi stessi, con le stesse tensioni, con la stessa volontà, con le stesse determinazioni. Così, dal movimento primo delle consapevolezze dell'universo, deduciamo il nostro palpare il mondo. L'essere terra, nel costruire se stessa, ha prodotto delle condizioni attraverso le quali sono nati gli esseri della natura. Questi, a loro volta, hanno palpato la terra, modificandone la realtà e migliorandola affinché poter espandere se stessi in essa. La quantità e la qualità delle coscienze di sé si è dilatata mutamento dopo mutamento. Ogni coscienza di sé, per costruire le condizioni migliori attraverso le quali costruirsi mutamento dopo mutamento, ha permesso ad altre coscienze di emergere dall'inconsapevole circostante. Mentre faceva questo, le coscienze dilatano se stesse, pescando dall'inconsapevolezza. Così l'essere umano palpa il mondo, mentre il mondo palpa l'essere umano. L'essere umano è parte dell'essere natura e dispone delle specificità delle sue mani. Le mani dell'essere umano non sono diverse dalla proboscide dell'essere elefante o dagli artigli degli esseri felini. Palpare il mondo con le mani ha trasformato l'essere umano in ciò che è. Mentre l'essere umano agiva per trasformare il mondo manipolando la materia manipolava l'essere umano. L'essere umano costruiva delle scarpe con le quali camminare meglio. Costruire le scarpe nel corso delle migliaia d'anni hanno modificato i piedi dell'essere umano. L'essere umano ha imparato ad usare un bastone e questa manipolazione gli ha permesso di trasformarsi. Così ogni volta che l'essere umano imparava a costruirsi uno strumento, lo strumento manipolava l'essere umano trasformandolo attraverso il suo uso. L'uso delle mani ha fatto dell'essere umano ciò che è. L'uso delle mani appartiene alle determinazioni dell'essere umano. Un essere umano che non usa le mani attraverso le quali trasformare il mondo è come un essere umano gatto che non usa la coda per il suo equilibrio.
l'essere lemure che non usa i suoi occhi per guardare nella notte, o l'essere aquila che non usa le sue ali per librarsi nel cielo. Senza le mani l'essere umano non è ciò che è, e ciò che è lo deve all'uso continuo e sistematico dell'uso delle proprie mani. Attraverso le mani l'essere umano costruisce le relazioni col mondo, e solo i pazzi e chi non riconosce la coscienza di sé che hanno di fronte, ergendosi a padroni del mondo, possono strapparsi i capelli e affermare che l'essere umano saccheggia il mondo. L'essere umano trasforma il mondo attraverso l'uso delle proprie mani, che poi quella trasformazione gli può ritorcersi contro, in quanto sconvolge le condizioni nelle quali vive. Questo è un altro discorso. Non appartiene alle mani la distruzione, ma all'inconsapevolezza percettiva attraverso la quale l'essere umano guarda il mondo, ai suoi occhi e al suo sentire. Ma l'essere umano usa le mani come un'estensione del suo sentire cutaneo. L'essere umano fa l'amore in maniera diversa dagli altri esseri animali della natura. Anche questo appartiene alle sue determinazioni. Fare l'amore nella specificità dell'essere umano alimenta le sue trasformazioni. La relazione sessuale è il più vigoroso antidoto alla sottomissione. La relazione sessuale è la forza prima che impedisce la sottomissione. Qualunque relazione, purché ci sia fusione energetica. Solo la relazione sessuale, nella quale l'essere umano non riconosce l'altro come essere, ma come non essere di cui appropriarsi, danneggia l'essere umano. Questo si chiama stupro. Tutto il resto lo rivitalizza, tutto il resto agisce per costruire il suo infinito nei mutamenti. Così nei quattro canti del mondo si riproduce il primo palpare il mondo, il primo momento in cui Osiris per la forza di Nut divenne coscienza e trasformò l'inconscio circostante in parte della sua coscienza. Della sua coscienza diventa fare quotidiano di ogni coscienza, elemento inscindibile delle sue trasformazioni attraverso la specificità delle sue determinazioni. Palpare il mondo è l'arte attraverso la quale costruire la propria coscienza e la propria consapevolezza, è l'arte della costruzione nei quattro canti del mondo. Osiris, quando scoprì un altro Osiris, fondendo il proprio sapere e le proprie specificità, scoprì nuovi modi e nuove opportunità per dilatarsi nell'inconscio. La fusione dei crogioli portò alla dilatazione di entrambe le coscienze di sé. Quando le coscienze di sé scoprirono nuovi e vari modi attraverso i quali dilatarsi nel circostante, usarono la propria volontà per dirigere il proprio intento, migliorando la loro espansione. Queste coscienze di sé si fecero fatto. Anut, che spingeva l'inconscio a diventare conscio, a necessità che spingeva il moto vorticoso dell'energia vitale, si aggiunse la volontà soggettiva, la forza universale che distingue il conscio dall'inconscio, la forza che permea gli adattamenti soggettivi alle variabili oggettive incontrate. Palpare il mondo è forma universale delle trasformazioni. Palpare il mondo con le mani è determinazione dell'essere umano, determinazione con la quale l'essere umano costruisce l'infinito dei mutamenti, camminando assieme ad ogni coscienza di sé, con la quale fonde il proprio crogiolo nei quattro canti del mondo. E con questo io ho finito il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Con questo io ho terminato un libro che ho incominciato a gennaio con voi, che ho proseguito sviluppandolo proprio per la radio, in funzione delle trasmissioni radio, trasmissione dopo trasmissione, e insieme al crogiolo del male. Il crogiolo dello stregone e il crogiolo del male fanno insieme qualcosa come 700.000 caratteri. Scusate, praticamente per queste trasmissioni radio io ho scritto 700.000 caratteri da gennaio fino ad oggi, e altri 520.000 caratteri è il libro che ormai è prossimo alla fine della collezione, che è Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Vediamo un attimo. Sei pronto? E praticamente dall'inizio dell'anno fino ad oggi, al di là di lavorare, fare i lavori di casa, fare le sistemazioni che devo fare, curarmi le trasmissioni eccetera, ho scritto in pratica tre libri, e di cui due diventeranno uno solo dopo la fine, quando sarà concluso, e diventerà parte del crogiolo dello stregone. E il crogiolo dello stregone sono, ripeto, 700.000 caratteri, e il crogiolo del male
da solo fra 400.000 caratteri e l'ultima trasmissione sarà giovedì prossimo. Bene. Se qualcuno vuole discutere il crogiolo del stregone può farlo quando vuole, però è un lavoro abbastanza complesso, nel senso che il crogiolo dello stregone ha lo scopo di sottrarre l'individuo dalla sottomissione in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra vogliono tenerlo. Sei pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Scusi, io volevo avere quel libro. Si potrebbe avere? Sì, signora. Sì, Lei frequenta la cooperativa? qualche volta sì. Se vuole dopo, magari mi dà il suo nome, io lo lascio qui in cooperativa. Sì, se mi metteva fuori diretta, magari le davo il mio indirizzo. Sì, allora, un attimo solo, ma un attimo di musica. Grazie. Scusate un attimino, devo prendere un indirizzo, solo un attimo, grazie. Scusate, ma ho dovuto prendere l'ordine di un libro, ho dovuto prendere un indirizzo e possibilmente noi gli indirizzi non li diamo mai per radio e cerchiamo anche di cancellarli anche dai nostri schedari, per cui se qualcuno vuole qualcosa sappia che se vuole che io mi tenga il suo indirizzo deve dirmelo appositamente perché i suoi indirizzi saranno sempre cancellati. Un'altra cosa. Sì, nel senso che non ne resta traccia, ecco, onde evitare che qualcuno venga disturbato, qualcuno rompi, vada in mani strane. Un'altra cosa ancora. Ho avuto una telefonata di una signora la volta scorsa che mi chiedeva di lasciare un libro ad Alvise. Io lascio il libro che mi aveva chiesto ad Alvise e spero di essermi ricordato il nome giusto della signora. Perché me lo sono dimenticato, non me l'ero segnato al momento, comunque spero di essermelo ricordato. Comunque la signora sappia che io quel libro glielo lascio ad Alvise con un appunto. Va bene, andiamo avanti ancora. Allora, il crogiolo dello stregone, io vi ho letto il crogiolo dello stregone in quattro. Pronto? Claudio, Sì? per favore mi prendi un attimo fuori diretta, Anche se puoi. tu, va bene, dai. Grazie. Scusate un attimo, oggi sembra che sia la trasmissione del fuori diretta. Ai ai ai, c'è qualche problemino che sta un attimino sorgendo, va bene. Anche i problemi sono una cosa della vita, è una cosa che alimentano le trasformazioni delle persone e la costruzione delle persone. Però ricordatevi che non prendo più telefonate in privato, ho fatto due eccezioni, faccio eccezione per gli indirizzi, anche se potete chiaramente telefonarmi a casa mia. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera e mi trovate sull'elenco telefonico, non esiste nessun problema per telefonarmi a casa, non mando a quel paese nessuno in linea di massima, perché qualche volta sì lo faccio. Va bene. Cominciamo un attimino con la rassegna stampa invece. No, prima della rassegna stampa, due parole sul crogiolo dello stregone. Allora, noi abbiamo tre libri che parlano del crogiolo dello stregone. Il primo libro del crogiolo dello stregone dà i termini, dà gli elementi che vengono messi nel crogiolo dello stregone in maniera generica. Perché viene dato in maniera generica? Perché devono servire alla singola persona per prenderli e usarli. Cioè, quegli elementi non sono delle verità, ma sono dei mezzi, degli strumenti che una persona usa per quello che gli serve. E siccome noi riteniamo, cioè il nostro modo di dire, il nostro modo come apprendisti stregoni e pagani politeisti, che la prima azione da fare è quella di sottrarsi dalla posizione in ginocchio, dalla posizione in cui gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra mettono le persone, il crogiolo dello stregone serve per sottrarsi dalla posizione di ginocchio. Chiaramente la persona legge gli elementi, legge la sospensione del giudizio, lo scetticismo, il palpare il mondo, chiamare le cose col loro vero nome, la follia controllata, il giudizio di necessità, però lei le interpreta a modo suo, cioè con la sua idea di sospensione del giudizio, con la sua idea di follia controllata, con la sua idea di sospensione del dialogo interno, con la sua idea di scetticismo e la applica nella vita, la applica nella quotidianità come lei pensa che sia giusto applicarla. Perché questo? Perché ogni percorso di stregoneria parte sempre dalla situazione in cui noi siamo. Cioè, quello che una persona è adesso in questo momento comincia il suo percorso di stregoneria. Non esiste
una verità. Esistono delle condizioni particolari che hanno portato la persona ad essere là in quel momento, ed esistono delle condizioni particolari che la persona là in quel momento pensa che ci possa essere qualcosa di diverso, qualcosa di meglio da fare. Ecco, da quel momento che la persona pensa questo, comincia il suo percorso. Allora, deve prendere le cose, farle passare attraverso se stessa, attraverso la propria interpretazione soggettiva e usarle attraverso la propria manipolazione soggettiva. Dopodiché abbiamo elaborato altri due crogioli dello stregone. Uno è il crogiolo del male. Il crogiolo del male va a definire tutti quegli elementi che servono per mettere in ginocchio le persone, per distruggere il divenire delle persone, per costringere le persone all'obbedienza, alla sottomissione, a rinunciare a se stessi, a rinunciare ad alimentare il Dio che cresce dentro di loro. E poi abbiamo detto, una volta che la persona si sottrae dalla posizione in ginocchio, comincia a riconoscere chi gli sta davanti uguale a se stesso, cioè con le stesse tensioni, le stesse trasformazioni, gli stessi bisogni, gli stessi desideri, le stesse tensioni, lo stesso desiderio di espansione. Ebbene, nel momento in cui la persona fa questo, lei come coscienza riconosce che quello che gli sta davanti, ciò che gli sta davanti, il mondo che gli sta davanti, è cosciente e consapevole di se stesso. Ecco, in quel momento si formano i quattro canti del mondo. In quel momento una persona dice: io sono un Dio e cammino insieme a tutti gli dèi che mi stanno attorno, perché ciò che mi sta attorno non è un albero, non è una pianta, non è il pianeta Terra che posso fare quel che voglio, non è il sole che, sì, vabbè, se beo perché viene su, però boh, è soltanto un pezzo di pietra infuocata. No, sono degli dèi con cui io cammino assieme e ho delle tensioni, ho delle manifestazioni emotive, ho dei bisogni, ho dei trasporti anche intimi che mi portano verso tutto questo, e nel far questo riconosco che loro sono uguali a me stesso. E questi formano i quattro canti del mondo. L'essere umano che coglie dall'albero della vita eterna, spacca il culo al macellaio di Sodoma e Gomorra, giunge all'albero della vita eterna e coglie dall'albero della vita eterna. Proviamo un attimino. Pronto? Che brividi, eh? Sono Ivan, Ciao, devi Ivan. sentire l'ultima parola. Si la capito dal microfono comunque. Buongiorno a tutti, scusate ma mi hai sorpreso, sono sorridere. Vabbè, niente, mico visto lunedì sera la televisione, l'avevo guardato per 6 mesi, c'era un film Geremia, tratto dall'Antico Testamento. Ovviamente a livello storico mi interessa perché comunque sarebbe interessante secondo il mio parere. Ovviamente dopo la curiosità mi ha spinto ad andare a prendere la Bibbia e andare a controllare se sta esagerando o meno quello che ho visto nel film. E invece con piacere ho visto che il regista si è segnato ognuno a quello che c'era iscritto. Una domanda volevo dire a te, volevo chiederti, ma non mi ricordo capire, secondo chi? Il libro della Bibbia se è un falso oppure se è falso quello che c'è scritto? Aspetta, dopo Sì. questo gioco. Voglio dire, perché effettivamente il Dio dell'Antico Testamento è un Dio crudele, è un Dio tiranno, è un Dio in cui o te fai così o te tagli le gambe, insomma, che non sia proprio il Dio che mi sento di avere, insomma, no? Mentre mi sembra che nel Vangelo questo Dio cambia l'immagine e No, sia, ecco, vabbè, stesso. adesso ti dico l'opinione Sì, mia vabbè, personale, certo, ho sì. l'impressione che nei Vangeli invece perlomeno il Gesù sia un personaggio diverso da quello del Dio dell'Antico Testamento. Ecco, mi interessava questo, cioè secondo voi altri, cioè, secondo te, la Bibbia la vedo come un libro che se sta a fantasticà e non esiste, sta solo la fantasia della gente, oppure se falso quello che c'è scritto nella Bibbia. Questo qua. Ti Ciao, rispondo, ciao, ciao a ciao, tutti, ciao. ciao. Allora, rispondiamo un attimino alla domanda dell'amico Ivan. Che la Bibbia sia un falso o non sia un falso, questo serve essenzialmente ai nostri amici anticlericali. Cioè, nel senso che stabilire quante sono le falsità della Bibbia è più vicino agli interessi dei nostri amici Ivano e Laura che non al mio personalmente. Perché questo?
Perché mentre loro vanno alla ricerca delle cose, vanno alla ricerca di comprendere come sono le cose, come storicamente sono avvenute, che tipo di bugie che ci sono, che tipo di interessi ci sono che hanno generato quella visione, quella descrizione, se storicamente corretto o meno. Questo appartiene essenzialmente a loro e stanno facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, stanno facendo un ottimo lavoro di ricerca. A me questo no, non interessa, perché non, o meglio, mi interessa relativamente. Perché mi interessa relativamente? Perché a me interessano i principi, le questioni etiche, le questioni morali, le questioni di magia nera con cui vengono sottomessi gli esseri umani. Faccio un esempio banalissimo. Si può dire, per esempio, adesso, Dio scaccia Adamo ed Eva al paradiso terrestre. E mette dei guardiani affinché l'uomo non colga dall'albero della vita eterna, perché se coglie dall'albero della vita eterna diviene uno di noi. Ecco, dal punto di vista della stregoneria, questo ha un significato ben preciso, cioè ha il significato di dire che Dio, questo essere abbastanza effimero, questo vile, impedisce all'essere umano di diventare un Dio. Questo è il principio che a me mi interessa e mi interessa costruire questa contraddizione. Dopodiché, una volta che io stabilisco che questo Dio, questo essere che si spaccia per Dio, vuole impedire all'essere umano di diventare un Dio, vado alla ricerca del perché, trovo tutti gli elementi della sottomissione e stabilisco cosa invece serve all'essere umano e cosa non serve all'essere umano. Per cui io vado alla ricerca della magia, della stregoneria, non tanto della verità storica. Pertanto, per quel che riguarda poi la verità storica, la verità storica si può tirare sempre da tutte le parti che si vuole. Grazie. Si può tirare da tutte le parti che si vuole, cioè, nel senso che la verità storica è una verità per modo di dire. Cioè, innanzitutto esiste l'opinione e l'opinione è colei che determina cosa io dico su un personaggio. Un personaggio è buono o cattivo se è funzionale a una scelta strategica o non è funzionale a quella scelta strategica. Per cui un conquistatore è buono per chi va alla conquista, è cattivo per chi viene sterminato dalla conquista. Per cui le cose, qual è la verità? La verità è che c'è una conquista, ma come noi ci mettiamo davanti alla conquista? Cioè, noi sappiamo che gli Titi invasero i paesi fino ad arrivare in Egitto, noi sappiamo che gli Hyksos hanno fatto altre cose, noi sappiamo che gli Assiri babilonesi hanno fatto altre cose ancora, noi sappiamo che gli egiziani hanno fatto altre cose ancora. Però cos'è che noi ci interessa all'interno di tutto questo? I fatti storici sono avvenuti, ma come ci collochiamo noi in relazione ai fatti storici? Cioè, qual è il nostro modo di guardare la storia o di guardare quegli episodi? Ciò che è falso, assolutamente falso nella Bibbia è l'intervento di Dio. Cioè, Dio non esiste, per cui chiaramente tutti quelli che parlano dell'intervento di Dio nella Bibbia è un falso. Questo in assoluto, questo è chiaramente falso. Cos'è invece che può essere vero? Può essere vero quelle che sono le lotte di liberazione dei vari popoli, dei vari tribù, lotte per il potere, lotte per dirmi sono il meglio e ti metti in ginocchio. Quello sicuramente è vero, può darsi anche se è vero, o comunque è riportato su delle cose abbastanza accettabili come verità, al di là che poi vengono dimostrate o meno. Ciò che invece non è accettabile è l'esistenza di un Dio padrone e creatore dell'universo. Questa è una bubola. Pronto? Sì? Ciao, sono Rita. Ciao Rita. Allora, io ti ascolto tutti i giovedì con moltissimo interesse, Sì? perché mi piace ascoltare tutto e sono curiosa di tutto, specialmente robe che ne hanno nascosto, eccetera, eccetera. Senti un po', l'altra sera vedendo Piero Angela in televisione, ho visto il figlio che ha fatto vedere il Pantheon. Sì? Sì? E gli ha detto che il Pantheon era, a Roma era pagano. Posso tu spiegarmi un pochettino? Cioè, praticamente lui dice che era pagano e che dopo però dentro adesso che si è accese, che fa Sì. anche messa, Si insomma. chiama furto sacro. Ecco, spiegami un pochettino sta roba Sì, perché mi vogliamo su ti fare tante spiego. domande, anche il tipo che spiegava l'altra Sì, sera. Ti va bene. ringrazio molto, Grazie, ciao. ciao. Allora, innanzitutto premetto una cosa, che io non ho una grande conoscenza di quello che è l'architettura e quello che è la storia fisica di Roma. Però
per cui posso essere in difficoltà. Comunque, in ogni caso, è avvenuto a opera dei cristiani quello che si chiama furto sacro. Abbiamo un'altra telefonata, poi vi parlerò del furto sacro. Pronto? Sono Ivan, Dimmi. ho apprezzato molto la tua risposta e ci sto pensando. Desideravo però aggiungere una cosa che mi sono dimenticato prima. La domanda era inerente al fatto dei profeti. Sì. Cioè, il profeta non è Dio, è un uomo. Sì. Però, secondo la Bibbia, quello che lui profetizzava si avverava dopo e lui diceva che Dio diceva Dio. Lì c'è qualcosa che non funziona. O questo qui era un pazzo o un mago. Ma se era un mago perché diceva che io diceva Dio? Sai che cos'è il soma? No, La soma è il carico che si porta da un violaggio in cima alla schiena. vabbè, Scusa. ti dirò due cosette per radio, dopo vado avanti con la discussione. Ok, Ciao, ciao, ciao. ciao. Allora, cominciamo innanzitutto col furto sacro. Venne generalizzato dai cristiani nella prima epoca. Loro dicevano che qualunque cosa loro rubavano ai pagani, che fossero i templi, che fossero il pensiero, che fosse la filosofia, eccetera, era dovuto in quanto loro, in quanto rappresentanti di Dio, si potevano permettere di rubare tutto. Ci fu una discussione se le chiese dovevano essere costruite ex novo o se si dovevano appropriare dei templi. Alla fine decisero di appropriarsi dei templi perché era più comodo avere la pietra già lavorata che non dover lavorare la pietra. Questo è un classico dei cristiani. Un giorno o l'altro chiederemo la restituzione di ogni pietra sacra. Succederà, succederà, pian pianino. Niente, praticamente tutto quello che è stata la Roma, la Romanità antica, quello che è stato. Pensate all'acropoli di Atene, per esempio. L'acropoli di Atene, il Pantheon di Atene, cioè l'acropoli, sì, il Partenone, Partenone, credo non sbagliare, se sbaglio termini, scusatemi. Bene, è stata trasformata in polveriera dei veneziani, che fu centrata e bombardata dai turchi, che fu trasformata in moschea, che fu trasformata in una chiesa, una basilica. Ne hanno fatte di tutti i colori, finché un inglese è riuscito a portargli via le statue. Le statue sono affondate in mare e si sono salvate solo perché sono affondate in mare, cioè alcune statue. Per cui abbiamo avuto questo povero Partenone di Atene, Partenone si chiama, sì, credo di sì, di Atene, che ne ha viste di tutti i colori. E la stessa cosa avviene anche a Roma. Molte delle chiese romane della Roma centrale, cioè del centro storico, sono costruite dove c'erano i templi, templi alla fortuna, templi a Diana, templi a Minerva, ma di tutto, hanno saccheggiato tutto, distrutto, abbattuto. Addirittura i monaci andavano in giro per buttare giù i templi di notte, proprio come ladri di notte, insomma. Di tutto ne erano fatte, di tutti i colori, è una roba oscena. E il paganesimo è morto così, ma quel paganesimo doveva finire così, perché doveva generarsi un'altra cosa, doveva generarsi. E dimmi, dai. L'impero romano come ha cominciato a decadere? Stranamente in concomitanza con l'arrivo del cosiddetto cristianesimo? No, aveva già cominciato prima, con le guerre civili. Già con Silla e Mario comincia già Sì, la decadenza. però il signor Costantino non è, per me non è più romano. Un po' così. Comunque Costantino è uno che, da quello che dice un pagano, l'ultimo storico pagano, è uno che ammazza la madre facendola bollire nel pentolone, ammazza i figli e non so quante altre cose faccia, adesso vado a memoria. Dopodiché va dai preti allora, i preti pagani di allora, e dice cosa devo fare per espiare la colpa. E gli altri dicono: tu sei matto, queste colpe qua non si espiano. E allora viene a sapere da un egiziano che sono i pagani che rimettono, cioè i cristiani che rimettono le colpe, e lui va dai cristiani, i quali lo assolvono, e in cambio lui gli dà il potere. Cioè, questa sembra che sia stata la storia, e c'è poco da dubitare di questo. Comunque la storia del decadimento dell'impero romano Comincia non mi è già chiara. nel primo 100 anni avanti Sì, Cristo. 100 anni Già avanti con Cristo. le, sì, già con le guerre civili arriva Silla, Silla cambia le leggi, cioè arriva l'uomo Dio, arriva Augusto, Giulio Cesare, il Paron Sommi, Dio sono io. Esiste già Virgilio che lecca Augusto, gli fa dire tu sei il Dio, tu sei questo. E comincia già a entrare il terreno su cui dopo arriva il cattolicesimo e arriva l'uomo Dio, Ho no? capito. Questo se Sì, processo. sì.
Ma andiamo un attimino avanti con la risposta che diamo all'amico Ivan. Vedi Ivan, io ultimamente un amico mi ha telefonato chiedendomi delle informazioni con Mitra, del dio Mitra. Io sono andato alla ricerca anche fra i Sassanidi, le varie ricerche Zoroastro e tutto, no? E fra le altre cose, la prima sembrava che allora in Iran ci fossero tre vie alla conoscenza. Adesso vado a memoria, per cui potrei anche sbagliarmi per le citazioni, però di due sono sicuro, mancherebbe la terza. La terza sarebbe quella dei gimnosofisti, quella degli yoga, tanto per capirsi. Però ce n'erano altre due. Una che ingurgita il soma, che era un liquido, insomma, secondo me era un distillato di papavero, era un oppiaceo, che dava l'estasi, che dava le visioni. E un altro era una via onirica, era interpretazione dei sogni. Bene, ora l'oppio, il papavero da oppio in quelle zone, in Babilonia, in Assiria, in Turchia, eccetera, era usatissimo per mangiare. Cioè veniva usato proprio per mangiare. Per cui tu pensa, una persona che magari eccedeva, magari era anche psicologicamente predisposta a tutto il resto, lei si faceva semplicemente un'intrombata di oppio, di eroina, e ti vedeva il Dio che gli parlava. Perché gli effetti dell'eroina e degli oppiacei è quello di far sentire chi prende queste sostanze come un Dio. Questo è il... E guarda che un'intossicazione da oppio, e secondo me Abramo si è fatto d'oppio, indubbiamente, cioè l'ho visto io, ma sai, non posso farmi passare per matto. Cioè, se uno si fa di oppio, effettivamente lui si sente come il mandato dell'unico Dio esistente. Per cui i profeti fanno presto, cioè quella gente era gente effettivamente miserabile, perché Celso addirittura ci dice che c'erano centinaia e centinaia di predicatori attorno a Gerusalemme, e tutti farneticavano la loro, e tutti dicevano: adesso mio padre è Dio, ti manda questo, ti manda quest'altro. Cioè, di farneticazioni ce ne sono state a centinaia di migliaia. E proprio il farneticare è proprio di quella zona dell'Oriente, cioè fa parte proprio di quella zona, proprio perché c'era l'intossicazione da oppiacei. Era intossicazione da oppiacei. E noi già stiamo menando da 2000 anni per delle intossicazioni da oppiacei. Dopodiché c'era i gimnosofisti, c'era l'altra via, quella yoga, cioè, che viene studiata anche da filosofi greci quando vanno al seguito di Alessandro Magno, e torna in Grecia, e ricordiamo che Pirrone e un altro fondano la scuola scettica di Atene, cioè l'Accademia di Atene e la scuola scettica, dove si insegna filosofia, proprio perché Pirrone e quest'altro, al seguito di Alessandro Magno, imparano la sospensione del giudizio, imparano a sospendere il giudizio. E poi c'è la terza via, che era quella onirica, e un'altra cosa ancora. Adesso, nella elencazione, io posso aver sbagliato a centrare le tre vie, cioè a centrarle perfettamente. L'ho guardato 4 giorni fa sta roba di corsa per un amico che aveva bisogno di sapere delle informazioni sul dio Mitra e sulle varie tradizioni. Per cui potrei anche non aver detto delle cose esatte, però quello che ho detto delle tre vie, dei tre modi di essere, e in particolare la prima, insomma, cioè bere il liquido che ti porta a contatto con la divinità, beh, quelle erano intossicazioni da oppio. Questo deve essere chiaro, perché neanche gli allucinogeni, un allucinogeno non dà il fatto della persona mandata da Dio, figlia di Dio, che Dio gli dice qualcosa. L'allucinogeno ti fa volare, cioè ti fa espandere te, dopo impazzisci, bruci, eccetera, però ti fa espandere. Per cui non porti il messaggio: io sono inviato di Dio. Al limite porti il messaggio: ho visto Dio. Ma non dici: io sono l'inviato di Dio, io vi dico di fare questo, altrimenti Dio viene e vi ammazza. Sono delle piccole differenze, ma che sono importanti per riuscire a capire che tipo di roba sta gente qua si ingurgitava. Stranamente queste cose avvengono sempre a una certa latitudine. No! Nel nord, dove non ci sono i cosiddetti oppiacei, eccetera, le visioni lasciamo perdere che anche i Celti avevano le loro brave erbe e tutto il resto. No, ma comunque, al di là di questo qua, no, questo è il punto.
Dopodiché, se il fatto uno che è fuori di testa, uno è fuori di testa e c'è una situazione grave in quel paese, ci sono delle situazioni da risolvere, e il suo essere fuori di testa costituisce da molla per risolvere le situazioni, beh, questo è assolutamente accidentale. Cioè, è assolutamente una casualità. Perché? Perché se una persona va a risolvere la situazione in cui vive, è perché lei vive quella situazione, l'ha analizzata, l'ha studiata o comunque l'ha interiorizzata, l'ha emotivizzata, cioè ha costruito la sua emozione sopra, allora vi agisce nei suoi confronti. Però per fare una cosa del genere occorre uno stregone, occorre un apprendista stregone. Non serve nel modo più assoluto e categorico uno che va fuori di testa. Dopodiché, se va quello che va fuori di testa, per carità, riesce a dare il via a tutta una catena di fatti, di sequenze che permettono di risolvere quella situazione e di migliorare la vita, bene, ma è una cosa veramente da prendere con le strapinze. E ricordatevi questo: la Bibbia è i Vangeli, che poi è la stessa cosa. Non è vero che il Gesù dei Vangeli è migliore dell'altro, cioè è migliore stato, assolutamente. Vi ricordo che il professore di filosofia cacciato dall'università, lui stesso dice che Dio è cattivo, no? Cioè il Gesù è cattivo, non sono solo io che lo dico, è che io sono molto più buono di lui, perché uso una terminologia molto più soft, molto più gentile. Ricordatevi, se io dico a una persona che è un farabutto, io uso un linguaggio sempre molto forte, sempre molto estremo, per cui dare il farabutto a una persona io ci metto molto poco impeto, cioè è poco importante. Ma se è un professore di filosofia che è costretto a usare un linguaggio preciso, cioè non preciso, ma sempre mediato, non può mai andare fuori, arrivare agli estremi che mi posso permettere io, arriva a dire che Gesù dei Vangeli è cattivo, significa che io dovrei tirar giù una caterba di propri lunga un dizionario per arrivare con la stessa durezza che usa lui. Per cui io sono sempre molto gentile, forse anche troppo qualche volta. Bene, detto questo, spero di essere stato abbastanza chiaro per quello che posso essere stato chiaro, se sono stato. Ricordo che io sono stato per esempio a San Marino, e passando per San Marino sono andato a San Leo e sono andato a vedermi a San Leo. Sono andato a vedere la rocca dove è stato imprigionato Cagliostro, ma sono andato a vedermi anche il Duomo di San Leo. E il Duomo di San Leo è retto da colonne che appartenevano a un tempio di Giove Feretro. E quelle colonne non appartengono ai cattolici, queste sono state rubate. Se ricordano i cattolici, hanno rubato. Perché una cosa che sanno fare è rubare, e quelle colonne dovranno restituirle, perché il cielo chiede sempre il rispetto di se stesso, sempre. Questo se lo mettono via i cattolici. Oh, andiamo avanti, dai, su, adesso ci divertiamo, va. Accusati dai giovani, l'inchiesta sul parroco di Tessera avrebbe prelevato 75 milioni di elemosine di offerte dei fedeli per pagarsi le prestazioni sessuali dei giovani. Don Tarcisio Ghiotto avrebbe prelevato e distribuito 75 milioni dal fondo di solidarietà della parrocchia, quello alimentato dalle offerte dei fedeli, e una parte consistente di quel denaro sarebbe finito nelle mani di alcuni dei giovani che ora raccontano di aver intrattenuto rapporti sessuali con lui. Beh, 60 erotti credo, insomma. Vabbè, questo Ghiotto forse verrà assolto perché i giovani non erano proprio giovani, perché in fondo avevano più anni di quello, però fatto fuori 75 milioni di offerte dei fedeli, fra virgolette, per farsi i ragazzini, che probabilmente avevano più anni, però l'aspetto probabilmente gli andava. Ora, io non ho niente contro rapporti sessuali fra uomini, donne, gay, lesbici, cioè, a me non mi interessa niente, cioè, purché la gente sia felice, mi va bene qualunque cosa, non ho moralismi particolari su questo. Quello che a me mi fa schifo, quello che io non posso assolutamente tollerare, è la trasformazione dell'individuo in oggetto di possesso. Cosa significa trasformazione dell'individuo in oggetto di possesso? Significa che questo qua si permetteva di rubare i soldi che gli altri davano in buona fede, ma io sicuramente è dato da mangiare i poveri, sicuramente, questo è, cioè, sicuramente per farsi dei porci comodi,
che avrebbe potuto farli tranquillamente con qualsiasi altra persona con cui poteva avere un rapporto d'amore. Ma siccome lui era troppo vigliacco, troppo incapace per avere rapporti d'amore, doveva comprarsi queste cose rubando i soldi alla fiducia delle persone che gli davano per fare magari delle opere di bene, perché erano convinte. Beh, questa è una porcata. Una porcata che non è che si costruisce perché l'uomo è sporco, ma è una porcata che si costruisce attraverso l'ideologia del cattolicesimo. E questo, Ivan, sì, questo io ti dico, vedi Ivan, il problema è che a me non mi interessa disquisire sui suoi rapporti sessuali. Quello che a me mi interessa è la magia che viene usata, cioè la magia nera, cioè l'appropriazione delle persone, l'appropriazione della fiducia delle persone, lo stupro della mentalità delle persone. Questo è che io non posso, questa è magia nera, cioè questo che io non posso tollerare nel modo più assoluto. Magari se io dovessi parlare dal punto di vista sessuale, dico che ogni persona ha diritto alla sua sessualità e questo non ci piove sopra, cioè non mi interessa. Il problema è che questo qua, da un lato era un prete per cui parlava della verginità dei preti, verginità della Madonna e tutto il resto, dall'altra parte, siccome sapeva benissimo di raccontare delle puttanate, delle fandonie, rubava i soldi a quelli che lui aveva abbandonato, cioè i suoi fedeli, per farsi i fatti suoi. A Roma sta roba qua veniva punita con la pena di morte, non è che venisse punita con la pena di morte il reato, veniva punita con la pena di morte il furto della fiducia, il furto dell'affettività che la popolazione, che le persone davano. Cioè la menzogna è furto di affettività, furto di disponibilità. Cioè, ricordatevelo sempre questo. È peggiore del raffinatore. Sì, ma infatti è peggio del raffinatore. Sì, ma perché il raffinatore arrischia, il truffatore ti frega da dietro le spalle. Ma noi passiamo a un'altra notizia che è più divertente, no? Frati armati di bastoni, ladro in fuga. I malviventi erano entrati nel 200° convento di San, e qui ce l'ho girato, vediamo un attimino di chi è di San. Di San Francesco della Vigna a Venezia. Naturalmente un cane ha svegliato i frati, che si sono ricordati degli insegnamenti del Patro di Nazareth e li hanno presi a bastonate. E voi direte, ma insomma in fondo hanno diritto anche loro di difendersi, no? Vai là da lì dentro. Sì, beh, sicuramente i frati devono aver avuto cassaforte, miliardi e altre cose. Cioè, cosa potevano rubare? Dipinti, qualcosa, può darsi. Ma io ci starei un pochino attenti, Dopo vi ricordo che i frati della Carità di San Francesco a Mestre hanno cacciato il barbone che chiedeva l'elemosina, Cioè, non dimentichiamocelo questo. E comunque si sono difesi in questo modo. Beh, in effetti avevano paura, probabilmente sospettando un tentativo di furto d'arte. I religiosi, anche quella volta armati di bastone, avevano immobilizzato i ladri e li avevano consegnati alla polizia. La storia con più fortuna per i ladri si è ripetuta anche martedì scorso. I frati vigilano attenti alla loro tranquillità. Bene. No, ma giustamente si sono difesi, però... cioè, hanno diritto sicuramente di difendersi da un'intrusione, però insomma, vedete voi cosa volete farne di questo. Io invece vedo la contraddizione dell'amore. Per microfono parla. Cioè vedo più che altro la contraddizione tra l'amore del cosiddetto di 2000 anni fa, con contrasto col manganello, insomma. No, ma in effetti c'è una cosa a dire. Cioè, anch'io... No, ma voglio dire, a parte il diritto di difendersi, senz'altro. Ma essendo un religioso, attento bene, perché hai rinunciato alla difesa in un certo senso. No, il religioso non ha rinunciato alla difesa, no. Perché se effettivamente il problema era quello di difendere il pittura, di difendere gli affreschi, sì, che è un bene collettivo, comunque, anche sì, se in mano loro. Ma allora come civile? Sì, no, ma infatti qui il discorso è abbastanza tirato. Sì. Comunque il diritto alla difesa lo riconosco comunque a tutti. Sì, certo, certo. Bisognerebbe vedere in ogni caso come sono andati effettivamente i fatti. Sul posto una quindicina di frati giovani armati di bastone, no? Il frate che aveva già notato la scala appoggiata al muro e una corda che pendeva dal balcone ha visto un intruso che brandiva un piccone
ed è corso a dare l'allarme ai confratelli. Sul posto sono immediatamente accorsi una quindicina di frati giovani armati di bastoni. I religiosi non sono però riusciti a bloccare i due ladri che, seppur servendosi da scala, hanno scavalcato il muro dell'antica centrale di distribuzione di tal gas, oggi in disuso, scomparendo nella notte. Non capiamo, dicono, cosa potessero cercare in un povero convento francescano, spiega il vicario provinciale dei minori. I frati non custodiscono certo tesori, vivono di provenienza della generosità della gente, e del resto ormai se ne sono accorti anche i ladri, visto che non hanno portato via nulla. Allora, a sto punto non è tanto una questione di opere religiose, sono questioni che sono arrivati quei bastoni per fare i porci comodi. Ricordo una cosa. La legittima difesa in questo paese è tale soltanto se la difesa è proporzionale all'offesa ricevuta, cioè se uno mi dà uno schiaffo io non posso spaccargli due costole di pugni, se uno mi punta una pistola io posso estrarre una pistola e sparargli, se sono autorizzato, però se uno ha un coltello non gli posso sparare nella testa, cioè la legittima difesa è tale, è proporzionale all'offesa ricevuta, e deve essere tale finché blocca l'offesa, sì. Cioè non posso io, sì, ti devi mai puntare una pistola mentre con disarmare e adesso che si parterra te spacco la testa, questo non lo posso fare, posso arrivare solo fino al disarmare, sì. O sparagli al limite, lui ha la pistola, io ho la pistola e gli sparo. Cioè la legittima difesa è tale soltanto nella misura in cui appare l'offesa. Va bene. E a proposito dei Maneschi, passiamo invece a un'altra notiziola, no? L'Aquila. Bambino schiaffeggiato durante la messa.